Ciao leggine, eccoci a questo video che ho proprio il piacere di fare con voi perché andremo a vedere i libri, migliori libri sulla spiritualità. Quando siamo su un cammino di risveglio spirituale, l'incontro con determinati libri ci può cambiare letteralmente la vita. E inoltre i libri sulla spiritualità sono letture preziose che possono arricchire le nostre giornate. In questo video ti dirò quelli che secondo me sono 10 libri assolutamente necessari. Poi ho scritto un articolo, te lo metto sotto il link. In realtà ne troverai altri 5 di cui ti parlo nell'articolo, ma di cui non ti parlerò nel libro. Iniziamo subito. Allora, molto spesso quando ci sentiamo soli, smarriti, ci rifugiamo in un libro. Non so te, ma io lo faccio spesso. Poi vabbè, io li scrivo anche i libri, quindi comunque amo i libri e in tutte le dimensioni, nel piano umano e nel piano akashico, amo sempre i libri. Al sicuro, tra le pagine di un libro, infatti, troviamo informazioni preziose che illuminano il nostro cammino personale. Devo dire che non è stato affatto semplice selezionare i migliori libri spirituali, perché per fortuna ce ne sono tantissimi. All'inizio, come ti dicevo, sul mio articolo nel blog ne ho trovati 15, poi per il video ho preferito ridurli ulteriormente a 10, però se poi sei curioso dei 5 mancanti ti metto il link qua sotto e puoi andarli a vedere. E questi libri hanno guidato moltissime anime verso il risveglio. Sono stati scritti moltissimi libri sulla crescita interiore, sulla spiritualità, sul risveglio, che vanno dalla meditazione, alla mindfulness, alla gratitudine, alla pace interiore, passando per la crescita spirituale e personale. Poi penso che ognuno di noi abbia la propria classifica dei libri che gli hanno cambiato e rivoluzionato la vita. Infatti, mi piacerebbe anche se sotto nei commenti mi dici magari almeno quali sono i tuoi 5 preferiti, i tuoi 3 preferiti o il tuo preferito, quello che vuoi tu, insomma. E ora ti dico un po' quali sono questi 10 che ho selezionato per te. E poi tu, come dire, raccontami pure se li conosci, se li hai letti, eccetera. Volevo iniziare da un grande classico, una guida all'illuminazione spirituale, Il potere di adesso di Eckhart Tolle. Un libro che non può, secondo me, mancare tra le letture di chiunque voglia intraprendere il proprio viaggio. Grazie a questo testo imparerai che lasciando da parte la tua mente puoi trovare la via d'uscita al dolore e vivere finalmente nel presente, senza restare ancorato al passato o proiettato verso il futuro. Un secondo libro che per me è stato determinante, e se mi seguite sui social lo sapete perché vi ho fatto una capatanta, è I quattro accordi di Miguel Ruiz. Sarò di parte, ma questo libro è un altro di quei libri che mi hanno cambiato la vita. Apprendere i quattro accordi mi ha insegnato l'approccio più corretto alla vita. I quattro accordi sono: sii impeccabile con la parola, non prendere nulla sul personale, non supporre nulla e fare sempre del proprio meglio. Pagina dopo pagina, Ruiz non solo ti aiuta a fare tuoi questi preziosi diktat, questi insegnamenti, ma alla fine ti farà anche vivere un'esperienza molto potente e trasformativa. Un libro dalla potenza sciamanica, assolutamente. Non poteva ma mancare, maestro Jodorowsky padre. Io sono, come dire, per me sono entrambi maestri, sia Jodorowsky padre che Jodorowsky figlio. Ma psicomagia, una terapia panica, non poteva secondo me mancare in questo elenco. Questo è un libro per chi è pronto a trasformare profondamente la propria vita. Lavorare con gli Jodorowsky è qualcosa di estremamente sfidante, estremamente meraviglioso, ma come dire, ti devi davvero mettere in gioco, cioè se non ti metti in gioco al 100%, insomma, sprechi un'opportunità. E fare atti psicomagici è un'esperienza potentissima che sfida i limiti personali. Non è sicuramente Jodorowsky un autore semplice né adatto a tutti. È un mago, anzi uno psicomago, che ti farà agire per invertire la rotta delle tue paure, sciogliere i nodi del malessere e sfondare i muri dell'incubo. Proprio come dice l'autore, la terapia panica insegna ad essere felice. E non lo fa tanto alla leggera, non lo fa dandoti, riempendoti di, non so, di buonissime caramelle, lo fa facendoti proprio spaccare dei limiti interni, quindi
up to you se ti senti pronto. Un libro meraviglioso che il solo pensarlo mi fa ingrandire proprio il cuore, me lo fa espandere, è Autobiografia di uno yogi di Yogananda. Per me un maestro asceso di quelli che mi accompagna, quindi un libro meraviglioso, impossibile secondo me da descrivere a parole quello che succede mentre si legge il capolavoro di Maestro Yogananda. Personalmente ho fatto sogni indimenticabili. Sogni, lo posso mettere tra virgolette perché era tutto meno che un sogno, però noi purtroppo sull'argomento usiamo solo la parola sogni, ma non era un sogno, ma un'esperienza. Quindi ancora grazie. Ad ogni pagina prendevo un insegnamento profondo e meraviglioso. Autobiografia di uno yogi è un best seller fin dalla sua comparsa nel 1946, ragazzi, eravamo subito dopo la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale. È uno dei più famosi classici spirituali del mondo ed è stato annoverato tra i 100 libri spirituali più importanti del secolo. Io non credo che serva aggiungere altro. Se volete veramente è un mattone tanto e non lo si legge veloce perché veramente puoi cadere addormentato mentre lo leggi. Puoi fare dei sogni, puoi aver bisogno di metabolizzare, serve tempo, ma vale sicuramente la pena. Poi ho aggiunto Siddhartha. Ho letto questo capolavoro quando ero una giovane studentessa universitaria e si è incastonato come una gemma nel mio cuore. Siddhartha è il Buddha. Ma è anche ciascuno di noi alla ricerca di se stessi. Hermann Hesse, oltre che nei libri spirituali, anche come autore di altri libri, è uno dei miei preferiti. Con la sua penna pregiata, scrive questo libro sottile e delicato, che secondo me dona un grandissimo insegnamento sulla vita, immancabile. Ho aggiunto The Secret, libro famosissimo, non è il mio testo preferito sulla legge di attrazione, lo sapete, ne abbiamo già parlato, ma secondo me non può mancare nella classifica dei libri sulla spiritualità, perché questo libro racchiude comunque la saggezza dei maestri del mondo moderno, uomini e donne che hanno usato la legge di attrazione per ottenere ricchezza, salute, felicità, successo. Poi la legge di attrazione fa il resto. È stato discusso, The Secret è stato criticato, alcuni lo amano. Altri no, secondo me è giusto leggerlo per farsi la propria opinione. Poi un altro libro che per me è necessario è La via del guerriero di pace di Dan Millman. Chi non vorrebbe essere stato al posto di Dan e aver incontrato un maestro come il suo? Non so. La via del guerriero di pace è un bestseller tradotto in 14 lingue che ha venduto oltre 1 milione di copie. È basato sulla storia personale dell'autore, un ex atleta, campione del mondo, e il libro mostra come, dopo un incontro straordinario e fortuito con un maestro, Dan veda trasformarsi completamente la propria vita e comprenda che il destino dell'uomo è infinitamente più grande di ciò che la mente umana può concepire. Secondo me è un libro bello da leggere comunque. Poi, La profezia di Celestino. Lo lessi davvero tantissimi anni fa, me lo regalava mia mamma e lo trovai illuminante. Le coincidenze non sono mai semplici coincidenze e su questo, in realtà, sugli altri 5 mancanti trovate anche un altro testo che ho messo sul blog. E ogni incontro ci porta messaggi preziosi, peccato che spesso non riusciamo a coglierli. La profezia di Celestino è un libro da leggere per arrivare al risveglio spirituale, all'illuminazione, oppure altro un libro senza tempo, perché penso che ormai veramente io. Oddio, ricordo che lo lessi che forse non so, le medie, il liceo, non so, quindi penso che inizi ad avere anche la sua età e comunque resta un evergreen. E alla fine, boh, è emozionante già solo essermi messa dopo questi libri meravigliosi. Aggiungo, mi permetto di mettere il mio libro sulle 14 leggi universali. È un libro viaggio nel tempo che ti condurrà nell'infinito affascinante mondo delle leggi universali. L'ho aggiunto perché molti di voi mi hanno scritto anche nelle recensioni che è stato un libro che li ha aiutati, che gli ha cambiato la vita. È stato in classifica per tanto tempo, vi piace molto, ha tante recensioni positive e l'idea di stare tra questi grandi maestri mi ha emozionato e quindi ho aggiunto questo mio libro sulle 14 leggi universali. Un viaggio di 28 giorni nell'affascinante, per me super affascinante, mondo delle leggi universali che governano il cosmo.
È un testo che si pone l'obiettivo di farti conoscere e vivere quotidianamente le regole della vita. Dopo i 28 giorni non sarai più la stessa persona, sarai più consapevole, più padrona del tuo mondo e imparerai a guidare quell'automobile chiamata vita ottenendo tutto ciò che desideri. Ecco, questa diciamo, è la nostra carrellata dei 10 libri di spiritualità che secondo me possono davvero aiutare tanto. Tu quali e quanti di questi libri hai letto? Fammelo sapere nei commenti, fammi sapere qual è la tua classifica. Se ti piacciono queste classifiche di libri, posso fare altri video, fammelo sapere. Abbiamo anche libri sul karma, libri sui registri akashici, i migliori, eh? Li vogliamo vedere insieme? Per me sarebbe bello, fammelo sapere, io adoro i libri. Tantissima luce. Se non sei iscritto al canale YouTube Le Leggi della Magia, fallo subito. Se questo video ti piacerà, regalaci un like. Grazie, ciao.